Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi del titolo del momento, un fantasy che attendevamo in tantissimi che finalmente è uscito anche qua in Italia, ovvero Il mare senza stelle di Erin Morgenstern. Edito Fazzi Editore nella collana Leia, un prezzo di copertina di 18,50€, sembra essere uno di quei libri che o lo ami o lo odi. Io devo ammettere però di non averlo completamente amato e adesso vi spiegherò perché. Prima di iniziare però vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, mettendo mi piace a questo video oppure concedendovi un regalo, ad esempio su Pumpling potete acquistare qualsiasi cosa, una delle magliette che indosso utilizzando il mio codice da affiliata che trovate qua sotto in descrizione, che vi darà accesso al 20% di sconto e una percentuale andrà a sostenere il canale. Stessa cosa con i miei link da affiliata ad Amazon. Grazie mille! Il protagonista di questa storia è un ragazzo universitario che ha una grande passione per le storie, i videogiochi, i libri e infatti la sua avventura inizia proprio un giorno in cui si reca in biblioteca e si imbatte in un libro che non è nemmeno catalogato, è proprio misterioso, però in qualche modo lo attira. Fra le pagine di questo libro scoprirà una storia che lo sconvolge perché riguarda un episodio della sua infanzia. Il libro è logoro, sembra veramente vecchissimo e si chiede come sia possibile che qualcuno abbia immortalato su delle pagine così vecchie un episodio che lo riguarda così intimamente. Lui in passato si è trovato infatti di fronte a una porta dipinta ed era indeciso se provare ad aprirla o meno. Alla fine ha deciso di non varcare quella soglia, di non provarci nemmeno, ma dopo essersi imbattuto in questo libro le cose cambieranno per lui e avrà modo di varcare finalmente quella soglia. Non è una semplice avventura, ma è proprio un percorso di crescita, di formazione. Nonostante i personaggi, il protagonista stesso, non siano, a parer mio, i veri protagonisti della storia, non siano il vero centro. Zachary, il protagonista, è un ragazzo di circa 25 anni, se non sbaglio, comunque ha una ventina d'anni ed è un po' dubbioso sul suo futuro, su che cosa fare, dove lo porterà appunto questa sua passione. È un sentimento molto comune ai ragazzi comunque d'oggi e quindi penso sia molto interessante vedere il suo percorso. Come vi dicevo però, secondo me i personaggi non sono il vero fulcro della storia. Se vi piacciono i libri in cui c'è un grande sviluppo dei personaggi, un approfondimento psicologico, rimarrete a parer mio delusi da questa storia. Non si indaga veramente nel profondo nei sentimenti del, tra virgolette, vero e proprio protagonista, Zach, ma nemmeno quello degli altri personaggi. Non c'è, secondo me, approfondimento da questo punto di vista. Io infatti mi sono ritrovata abbastanza distaccata proprio perché non si entra nel vivo dei personaggi, non vengono a parer mio più di tanto sviluppati. La storia si focalizza soprattutto sull'importanza delle storie. È un libro che può essere letto in diversi modi, che si presta secondo me anche a diverse interpretazioni, che quindi può piacere tanto come non piacere proprio per questo, perché magari non viene tutto spiegato e non viene tutto spiegato nemmeno in maniera lineare, ma secondo me va un po' anche interpretato. La scrittura è bellissima, è innegabile. Questo io non avevo mai letto nulla dell'autrice, nonostante io abbia da qualche parte qua dietro di me Il Circo della Notte, e quindi sono rimasta molto affascinata dal suo modo di scrivere, già dalle prime pagine che ho veramente divorato, cioè sono arrivata quasi a pagina 200 senza nemmeno accorgermene. Ha un modo molto raffinato di raccontare, soprattutto di srotolare la storia. È anche molto molto minuziosa ed è una cosa che da una parte in certi momenti ho apprezzato molto, perché riesce ad evocare delle scene, gli abiti, delle situazioni in maniera favolosa, proprio tirando fuori tutti quei dettagli che possono a volte sembrare superflui, che in realtà possono aiutare a entrare meglio nella storia, in questo mondo che è veramente molto molto complesso. Però andando avanti ho avuto un po' di difficoltà con questo suo modo di scrivere, perché non dico che a me piacciono le storie in cui si sa tutto subito, in cui viene dato subito il contentino e c'è subito quella sorta di soddisfazione, gratificazione, assolutamente. Però non mi piacciono nemmeno quelle storie che interrompono costantemente
il flusso. Questo libro infatti non segue in maniera lineare la storia del protagonista, ma alla sua storia vengono intervallate delle pagine del libro che ritrova e altre storie, che inizialmente possono sembrare non c'entrare direttamente con la storia tra virgolette principale. Sembrano per lo più dei racconti fantasiosi, quasi delle favole. Il libro stesso si basa su tantissimi simboli, metafore. Quindi inizialmente possono piacere, intervallate appunto fra un capitolo e l'altro. Andando avanti possono creare un po' di confusione, ma soprattutto, a parer mio, interrompere la narrazione principale. E io, dopo appunto diverse pagine, il libro è comunque lungo 600 pagine, l'ho trovato un po' pesante questo continuo interrompere la narrazione. Non mi sono sempre trovata così tanto interessata alle storie secondarie, proprio perché non subito mi era chiaro il loro significato, il perché fossero inserite, soprattutto non capivo perché inserirle in quel punto della storia principale. L'essere poi così denso di informazioni, di particolari, a volte l'ho trovato un po' troppo. Ovviamente sempre per quanto riguarda i miei gusti. Non è stata quindi una lettura super facile per me, proprio perché è un libro impegnativo, bisogna essere abbastanza concentrati, la narrazione viene appunto interrotta diverse volte, quindi bisogna starci lì con la testa, sennò si perdono pezzi, di pezzi ce ne sono veramente tanti. E come vi dicevo, è una sorta di libro nel libro, ci sono diversi spezzoni del libro che viene trovato dal protagonista, racconti vari, che c'entrano con la storia, solo che noi non sappiamo ancora in quale modo, tutto viene srotolato poco alla volta, per lo più verso la fine. E anche quando tutto, diciamo, viene srotolato, rimangono delle questioni, secondo me, abbastanza aperte a nostra interpretazione. Una cosa bella, secondo me, perché ognuno può leggerci qualche cosa di suo e di estremamente personale, perché è un libro che si basa sulle storie, secondo me un inno alle storie personali, alle storie scritte, alle storie che derivano dall'intreccio fra più persone. È un concetto, secondo me, veramente molto bello e secondo me è uno dei motivi per cui tantissimi amanti della lettura hanno amato questo libro. Come vi dicevo all'inizio, è un titolo che divide perché non è il classico fantasy, c'è una sorta di lotta fra bene e male, però non è così tanto marcata. C'è una situazione di difficoltà che devono affrontare i vari personaggi, c'è il percorso di crescita e di formazione, ma non ci si ferma lì. Questo, sommato al modo particolare che ha l'autrice di raccontare questa storia, può secondo me creare alcune difficoltà. Io personalmente non mi aspettavo appunto una storia di questo tipo, mi aspettavo qualcosa di più classico del genere fantasy, quindi sono rimasta molto sorpresa e ho apprezzato tanto, perché appunto non conoscevo la scrittura di questa autrice e ne sono rimasta molto affascinata, perché sembrava continuamente di leggere qualcosa di veramente poetico. Le parole hanno un peso e un significato ben preciso e ho apprezzato molto il modo in cui è riuscita a incastrare vari passaggi e a utilizzare appunto parole giuste per certi momenti. Anche se per i miei gusti in certi punti è stato un po' troppo, non posso negare che sia un libro veramente molto molto ben scritto. Detto questo, ho apprezzato anche il fatto che da una parte sembra che il destino del nostro protagonista sia già stato scritto, lui alla fine vede nero su bianco quello che è già stato. E forse sembra che la storia sia destinata ad arrivare a un certo punto, ad avere una direzione ben definita. Invece non è così. Anche quando le cose sembrano dover andare in un certo modo, c'è comunque libertà di scelta, libertà di cambiare le cose, di apportare le proprie modifiche e il proprio, diciamo, contributo. Ed è una cosa che ho apprezzato molto, perché molte volte si tende ad essere fatalisti, io non credo tanto nel destino. Quindi per me è stato bello trovare anche questo momento in cui incide comunque anche la scelta e la decisione del protagonista. Dei personaggi non sto più di tanto a parlarvi perché, come vi dicevo, non c'è un vero approfondimento. Io sono rimasta molto distaccata, non sono riuscita magari a comprenderli al 100%. A parte Zachary, gli altri sono veramente
delle ombre a parer mio, non c'è indagine, non c'è approfondimento. È un vero peccato perché, per quanto sia evocativo il libro, per quanto ci siano delle sottotrame, dei richiami, appunto delle metafore, la trama principale, secondo me, risente un po' anche di questa poca costruzione dei personaggi. Probabilmente non era l'intento dell'autrice quella di raccontare una vera e propria storia di formazione, di percorso, di soffermarsi su questi personaggi, ma appunto di raccontare qualcosa di più grande che vada oltre i singoli. Un'altra cosa che non mi ha fatto impazzire del libro è che tende a essere molto misterioso, a non dare informazioni riguardo che cosa sia il mare senza stelle, a chi siano i personaggi, ad esempio, del libro che viene ritrovato dal protagonista. Oppure si parla anche di una sorta di setta, di associazione comunque super super misteriosa, e tutto rimane veramente molto misterioso, anche delle cose che non avrebbero senso di essere così fumose, così poco chiare, anche quando tra virgolette viene svelato poco poco tutto il grande mistero, rimangono delle questioni poco chiare. Secondo me molte risposte vengono date in maniera un po' fumosa e non c'è sempre tutta questa necessità di rendere il tutto poco chiaro, perché già secondo me è un po' difficile e impegnativo seguire la narrazione. In più ci aggiungi tutti questi vari misteri, queste risposte poco chiare, può essere appunto una sfida leggerlo. Come vi dicevo, non è per me il classico fantasy, il che non è per forza una brutta cosa, anzi lo rende comunque un libro originale e diverso. E questa sua capacità comunque di raccontare la storia e di dare importanza alla storia farà innamorare tantissimi lettori. Inoltre ci sono diversi richiami alla letteratura, diciamo, contemporanea, a Harry Potter per esempio, a Narnia, a tantissimi altri titoli cult, ma anche ad alcuni videogiochi. Ecco, questi continui riferimenti fanno sì che i personaggi ci appaiano sicuramente più reali, più contemporanei, ci si può anche rivedere. Io personalmente non sentivo la necessità di tutti questi richiami, però è una cosa sicuramente interessante perché cerca di creare, diciamo, un ponte. Perché alla fine, secondo me, lo scopo vero e proprio del libro non è raccontare esclusivamente una storia fantastica, fuori dall'ordinario, ma cercare di entrare in quel mondo fantastico, immaginario, speciale che può esserci all'interno di ogni lettore o che si può creare nel momento in cui una persona viene a contatto con la storia di qualcun altro, con una storia scritta, eccetera. Tutte queste bellissime immagini evocative, secondo me, possono infatti richiamare un mondo proprio più intimo, personale, interiore, diciamo. Ed è, secondo me, anche questo uno dei motivi per cui molti lettori potranno amare questo libro, perché non si ferma, secondo me, all'avventura di una persona, ma cerca di richiamare quella che può essere l'avventura di ognuno. Tutto sommato è stata una lettura impegnativa, bella, ma per me non soddisfacente al 100%, proprio perché non ho trovato magari tutte quelle risposte che cercavo, e non parlo proprio a livello di trama, ma anche a livello di senso. Mi è dispiaciuto per i personaggi perché mi aspettavo qualcosa di più coinvolgente sotto questo punto di vista, anche a livello proprio di trama. Mi immaginavo di essere più travolta dalla storia, invece non è stato così. Non posso negare che la scrittura sia bellissima, alcune scene secondo me sono veramente da incorniciare, sono molto molto poetiche, però non è stata una lettura appunto facile, bisogna starci lì e a parer mio portare anche un po' di pazienza, perché appunto non è chiaro tutto da subito, ma acquista senso più avanti ed è un libro abbastanza lungo, quindi bisogna portare anche un po' di pazienza. Detto questo, è un libro sicuramente molto particolare, io fossi in voi una chance gliela darei, perché secondo me difficilmente vi ritroverete di fronte a un libro di questo genere, quindi vale la pena, secondo me, provare e buttarsi. Magari diventerà il vostro nuovo libro preferito, o magari no. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se lo attendavate tantissimo anche voi, io ero molto molto curiosa. Fatemi sapere se lo avete letto, qual è stata la vostra opinione al riguardo. E nulla, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima.
Ciao!